Ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV. Come detto, ancora prima della pausa pubblicitaria, ci stiamo avvicinando sempre di più al Natale e dunque c'è un nuovo trend che è sicuramente una curiosità, in particolar modo in Italia, ma non negli Stati Uniti. Ciò che si è effettivamente notato da parte del WSJ, ovvero The Wall Street Journal, che gli NFT, ovvero i non fungible tokens, insieme alle criptovalute, sostituiscono i contanti, almeno ultimamente, come il regalo più desiderato appunto a Natale. Perché? Perché c'è il fatto dell'inflazione che sicuramente negli Stati Uniti si sente ancora di più rispetto all'Europa, in quanto risulta oltre il 6%, e dunque come fare un bel regalo di Natale, e cioè regalare magari qualche criptovaluta che possono variare, c'è una scelta veramente imbarazzante. E poi non soltanto, si tratta anche dei cosiddetti non fungible tokens. Ci sono ovviamente più piattaforme da dove prendere qualche spunto, tra poco vi faremo vedere. Intanto do subito il benvenuto al nostro ospite Giovanni Contini, co-founder di Euclid. Buon pomeriggio Giovanni e grazie per essere con noi. E Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi. dunque ne abbiamo parlato con te più volte per quanto concerne ovviamente le criptovalute, i nuovi trend, l'intelligenza artificiale che fa sempre più parte della nostra vita e non soltanto. Adesso però volevo sentire appunto il tuo parere per quanto concerne questo nuovo trend, e cioè regalare a Natale, non soltanto, forse anche occasioni come i compleanni e così via, criptovalute e NFT, che sono sicuramente trend molto interessanti. Innanzitutto ti chiedo un parere, che cosa ne pensi sotto questo punto di vista, e cioè stai preparando, diciamo, i tuoi regali NFT e criptovalute per i propri cari? Ma sicuramente è un trend molto interessante e divertente. Penso che sia un bel pensiero quello di regalare un qualcosa in cui si crede. Forse anche utile, cioè, perché comunque sono quasi, tra virgolette, hedge inflazionistico. Assolutamente sì. Poi personalmente preferisco tutta la vita ricevere un NFT o una criptovaluta o anche contanti, se per questo, rispetto ai calzini che si possono scegliere quando non si hanno idee su cosa regalare, come spesso accade. E per chi spesso si trova dal lato del ricevente, è un'opportunità per informarsi su un qualcosa di nuovo, perché in qualunque caso, anche se non si crede minimamente nel futuro di questa industria e di questi prodotti, penso sia comunque una valida ragione per informarsi e imparare qualcosa di nuovo, che è spesso una ragione ancora più importante da parte di chi regala un NFT, questa qui per regalare appunto gli asset, che non sempre necessariamente devono apprezzarsi di valore, perché può capitare sì che venga fatto come regalo su cui si specula e si spera che possa aver valore che cresce nel tempo, così come lo è stato per chi ha regalato Bitcoin parecchi anni fa. Però c'è anche chi gli NFT li crea per motivi puramente artistici, senza pensieri di speculazione, senza pensare a metterli su dei marketplace, ma quasi come regalare un quadro che non ha mai avuto un mercato. E ci sta anche questo come pensiero. Che poi, Rimane comunque un regalo molto personale. no, assolutamente sì, che poi non possiamo, come dire, avere fisicamente. Anche questa è una particolarità, e cioè un regalo che magari abbiamo ma non fisicamente, cioè non possiamo assolutamente avere qualsiasi contatto fisico, tra virgolette, con questo regalo. Volevo semplicemente fare un altro punto interessante, poi faremo vedere ai nostri telespettatori diversi marketplace, perché magari non lo sappiano da dove acquistare questi NFT, dove sono queste scelte e così via. Perché è importante pianificare e, come dire, avere un piano molto preciso quando si regala questo tipo di regalo? E cioè potrebbe essere una criptovaluta, non lo so, il Dogecoin, che era super trendy grazie ad Elon Musk ovviamente, piuttosto che un ADA Cardano, piuttosto che un Ether, o piuttosto che un Bitcoin. Sì, beh, di sicuro la pianificazione è importante, perché se dovessi regalare a mia nonna un NFT o dei Dogecoin, penso che non saprebbe come reagire. Quindi la pianificazione è importante, come dicevo prima, anche dal punto di vista educativo, nel senso che
essendo asset non tangibili, non fisici, può risultare difficile a una persona che riceve questi regali sapere cosa farsene. Quindi è importante prendersi il tempo per contestualizzarli questi regali, nel caso si decida di farli. Ecco, in termini di criptovalute, in quanto tu ti occupi di criptovalute qua, dai tempi in cui magari nessuno erano, diciamo, un tabù, in particolar modo in Italia, ma non soltanto, per carità, in termini di criptovalute, come dire, la più desiderata, a tuo avviso, la scelta migliore rimane il Bitcoin, e cioè io lo cito, ovviamente non è necessario che uno compri un intero Bitcoin che costa attualmente, anzi andiamo a vedere rapidamente il costo real time, immagino più di 50.000 dollari. Anzi, leggermente sotto i 50.000 dollari, 48.684, però ovviamente si possono comprare delle diverse percentuali, non necessariamente ecco, l'intero Bitcoin. Volevo capire, in termini di criptovalute, appunto, rimane sempre il Bitcoin, tra virgolette, la scelta migliore, o si può anche speculare, se vogliamo dire questa parola, se vogliamo usare questa parola? In base al contesto, mentre tipicamente vengo visto quasi come un tradizionalista all'interno dell'industria, perché appunto sono un fan di Bitcoin ed Ethereum, praticamente basta. Questo perché li vedo come più adottati e più vicini a essere regolamentati dai vari governi, e in molti paesi già lo sono stati. Penso che l'occasione dei regali di Natale siano un'ottima occasione per aprire un po' i propri orizzonti e per avere più flessibilità, diciamo, perché in qualunque caso, come dicevamo, non penso che nessuno abbia intenzione di regalare 50.000 dollari di valore a Natale ai No, propri ma cari. benvenuti, io direi benvenuto a qualsiasi tipo di regalo di questo genere. Assolutamente sì. Riceverlo è un piacere, farlo, saranno in pochi a volerlo farlo. Però, come dicevo, appunto, se ci si vuole esporre per 50 euro, fossero anche 200 euro su un'altra criptovaluta o un NFT, penso che il regalo di Natale o un regalo in generale, che può anche essere un compleanno o qualunque altra occasione, sia un'ottima occasione per spargere i propri ideali, perché come dicevamo, quando io parlavo di Bitcoin o Ethereum erano quasi un tabù e l'occasione di fare regali o qualunque occasione per parlarne, quindi anche i regali, erano un ottimo motivo di discussione ed erano un momento per me importante in cui parlare di un qualcosa in cui credevo. E la stessa cosa si può dire oggi per qualunque altra criptovaluta o NFT in cui chiunque crede. Penso che sia bello poter approfittare di questa occasione per appunto discutere di temi che stanno a cuore a chi fa il regalo, sostanzialmente. Ecco, volevo invece far vedere alcuni esempi di marketplace per quanto concerne i cosiddetti NFT. Abbiamo OpenSea, poi abbiamo ovviamente Rarible, credo che questo sia il nome, con una scelta veramente imbarazzante in termini di diversi NFT e così via. Volevo semplicemente chiederti, perché abbiamo visto negli ultimi mesi un trend ribassista, per usare un termine tecnico, per quanto concerne i cosiddetti NFT, credi che nel futuro, ecco, possano tornare ad essere estremamente ricercati ed acquistati? E come mai questo rallentamento in termini di diciamo, domanda? Ma come sempre i valori di mercato vengono dettati principalmente dalle mode e senza dubbio c'è stata una moda sugli NFT al punto che ne poteva parlare anche l'idraulico e non mi sarei, no, non ci sarebbe stata alcuna sorpresa. E come ogni moda tipicamente si affievolisce col tempo e questo è successo anche nel caso degli NFT. Personalmente non sono, cioè posso capire un parente che vede queste immagini e non ne vede un'utilità, non ne vede un valore e così via. E parzialmente condivido anche questa visione. C'è anche altra gente, ma
che invece vede un valore e che potrebbe valutare qualunque opera milioni. Questo vale per gli NFT come può valere per un Picasso. Noi possiamo tutti essere d'accordo che un Picasso vale tanti soldi, ma è puramente perché sappiamo che già esiste un mercato e perché Picasso come nome è universalmente riconosciuto. Ma regalare un NFT può essere visto come un equivalente di regalare un'opera di un artista emergente, in molti casi, per le tasche che ha a disposizione. E quindi che salga o scenda, di nuovo, secondo me non ha quasi importanza dal punto di vista del regalo di Natale, perché il vero valore che ci può essere in un regalo del genere sta nel gesto di dare un qualcosa in cui si crede, così come lo sarebbe dare appunto una forma d'arte che per noi può significare qualcosa, che per qualcun altro può non significare niente. Dal punto di vista puramente speculativo, sicuramente c'è stata una moda che è andata via via affievolendosi. Dal mio punto di vista non tornerà ai livelli che ha avuto nel corso di quest'anno appena passato, potrebbe anche risalire, ma non prenderei una decisione su un NFT basato puramente come regalo, basato puramente dal punto di vista speculativo. Ecco, prima di lasciarci Giovanni, dopo aver fatto il punto per le diverse idee ovviamente come regalo di Natale, vorrei parlare di un altro trend in questo caso, che è il metaverso, ovvero la realtà aumentata. Anzi vorrei fare il punto per quanto concerne dal metaverso al melaverso, perché abbiamo visto un'intervista estremamente interessante di Tim Cook, il CEO di Apple, in un'intervista recente con Kara Swisher, una delle più famose giornaliste americane nell'ambito del tech. Il CEO di Apple, Tim Cook, ha detto che non ritiene probabile di trovarsi ancora alla guida di Apple fra 10 anni, però prima di andarsene vorrebbe fare la rivoluzione, cioè come dire, presentare sul mercato un prodotto rivoluzionario come lo era lo stesso iPhone tantissimi anni fa. E in questo caso si parla comunque proprio di un prodotto legato alla realtà aumentata. Quel prodotto, appunto, a dare retta alle più recenti descrizioni, non sarà l'Apple Card, di cui anche ne abbiamo parlato più volte in diretta sulle fonti, per quale servirà almeno un altro lustro, bensì un visore per la realtà aumentata con cui Apple offrirà la sua interpretazione del metaverso, di un nuovo prodotto Apple per la realtà aumentata o virtuale, se vogliamo chiamarla così. Si discute da tempo, ora l'ipotesi è che il 2022 potrebbe già essere l'anno buono per il debutto nel settore. Si respira lo stesso clima di attesa che precedette il lancio appunto dell'iPhone, la presentazione di Apple Watch e più di recente il passaggio di processori a ARM sullo stesso MacBook. Ovviamente queste sono per il momento soltanto indiscrezioni, però sarebbe, diciamo, un lancio piuttosto importante. Stiamo vedendo ultimamente un focus molto importante nei confronti del metaverso, lo fa anche lo stesso Apple, però dicendo che non sarà pienamente realtà virtuale ma semi virtuale. Volevo capire, in termini di investimento, sarà, diciamo, come dire, il nuovo trend principale, anche perché bisogna dirlo, tantissime persone che stanno facendo marketing lo stanno facendo tramite lo stesso metaverso, tantissime aziende, la stessa Nike adesso pagherà allo stesso Facebook per promuovere il proprio brand in questa realtà virtuale. Qual è il tuo parere su questo, ecco, su questa nuova dimensione di investimenti, se vogliamo usare questo termine? Beh, è un mercato in cui sicuramente c'è molta attenzione, perché gli utenti ci sono ed esistono, le immagini che vediamo riprendono molto il mondo dei videogiochi, che si è sempre espanso di più in questa direzione, nel senso che si hanno mappe sempre più grandi, al punto che a volte manco si trova il confine, la fine della mappa in cui ci si trova nel videogioco. Ed è un mondo in cui riesco a immedesimarmi molto, pensando che le persone sono state obbligate negli ultimi anni a stare chiuse in casa molto di più che in passato. Quindi sicuramente c'è un mercato in forte crescita,
di persone che passano il proprio tempo in questi metaversi. Poi di nuovo ci sono anche confini, volendo, tra ciò che è virtuale e ciò che consideriamo reale, tra virgolette, che non sempre è molto chiaro come confine, perché nella realtà virtuale appunto stai completamente immerso in una realtà separata, con la realtà aumentata vai ad aggiungere layer virtuali al mondo reale, così come può essere appunto vedere le informazioni mentre si guida con un heads up display, come già capita in molte automobili. Sicuramente è un settore in forte crescita, esiste già da parecchi anni, per coincidenza ci lavoravo penso 8 anni fa in questo settore qua, e già allora vedevo che c'erano molte acquisizioni da parte di Apple di aziende del settore che al di fuori del settore non si conoscevano, quindi sicuramente è un'industria su cui hanno investito molti molti soldi, molte risorse. No, assolutamente, ma poi fra le altre cose tutte le società tech adesso, cioè poi la stessa Facebook ha cambiato il proprio nome Meta Platforms appunto per richiamare questo metaverso o insomma questa realtà aumentata, realtà virtuale, e quindi porre il focus sotto questo punto di vista. Volevo capire appunto se tutte le società stanno investendo questa incredibile quantità di soldi per il mondo virtuale, ovvero questo nuovo trend metaverso, che cosa devono fare gli stessi investitori che ci seguono proprio in questo momento? Ma non conosco la fascia d'età degli ascoltatori medi, posso immaginare che se dovessi parlare a mia nonna di questi temi non capirebbe quasi niente. Dall'altro lato penso che qualunque ragazzino fino anche ai 30 anni riesca a immedesimarsi senza problemi sull'utente medio di queste realtà, e consiglierei a chiunque non conosce tutti questi temi di parlare con qualunque ragazzino, perché se parliamo di metaverso magari può suonare come qualcosa di astratto, ma non è così tanto diverso da qualunque videogioco open world, che a livello di entertainment penso che abbiano la stragrande maggioranza di profitti di qualunque settore dell'entertainment, quindi vanno a battere la musica, il cinema e anche di tanto, e anche lì si ha un trend in forte crescita, e non succede niente per caso, succede perché ci sono persone che utilizzano queste tecnologie, e quindi appunto consiglio di parlarne con chi queste tecnologie le usa, perché si fa presto a vedere il valore una volta che ci si immedesima. Grazie mille a Giovanni Contini, co-founder Euclid, grazie per essere stato con noi e per aver affrontato insieme a noi queste tematiche del futuro, che come hai detto tu 8 anni fa si stavano facendo già investimenti, stiamo parlando però ovviamente dei colossi del tech che hanno disponibilità finanziaria quasi infinita, adesso non vorrei usare questo termine, però sono veramente quasi infinite a giudicare dai loro profitti trimestrali, annuali, biennali, e insomma quindi diciamo che un trend di cui sono stati fatti passi in avanti già anni fa, però solo oggi nel 2022 inizia ad essere tra virgolette una realtà, spinta anche della stessa pandemia. Grazie ancora e ci riaggiorneremo sicuramente ben presto, perché ecco, questi sono dei regali, delle nuove realtà molto molto a mio avviso adatte per i regali, non lo so, ai figli dei nostri telespettatori, agli amici, fratelli e così via. Buone feste intanto e alla prossima occasione. Grazie a voi, buone feste a tutti.